Salve ragazzi, bentornati su Cyberpunk 2077 sul mio canale. Ci eravamo lasciati con un brutto incontro con Johnny Silverhand qua a casa nostra. Più che altro nella nostra testa, credo, però gli effetti collaterali sono un pochettino più fisici. Prima di iniziare il video, volevo andare a mettere qualche talento e attributo in più. Prima di registrare, perché tanto sapete, ormai li faccio off camera visto che richiedono tempo, però alla fine è sempre la stessa cosa. Ma andando a vedere, prima mi sono trovato questo. C'è un attributo in più che fa questo effetto qui. Non so cosa sia, credo che lo scopriremo più avanti. Bene, una volta fatto questo, abbiamo nella lista degli obiettivi da completare. Apri l'inventario e indossi dei vestiti. Ah, perché mi sa che adesso siamo nudi. Ok, direi che ora siamo vestiti. Poi, riforniti di munizioni. Credo sia qua, immagino. Ma io qua dentro non ho niente. Ok, ragazzi, dovrei aver preso tutto quello che c'era qua in casa. Ho letto anche le mail, niente di che, c'era soltanto un'errata in ritardo. Perché ha preso l'allarma così a cazzo? Sono Takemura. Lieto Ok. vederci. Vieni al Tombstein. E perché dovrei? Perché sono quello che ti ha salvato la vita. Non ha tutti i torti, Non eh. mi sono ancora ripreso. Non dopo tutto quello che è successo. E ci vorrà ancora del tempo. Nine, E nine, allora, se vuoi continuare a vivere, devi rimetterti in piedi. La campana ha già suonato. Tom Stein, ti aspetto. Andiamo, oh mio Dio. Ah. Merda! Guasto relic rilevato. E abbiamo anche un messaggio che della stessa. Ah, ok, no, come ho detto. Qua ci dicono che la nostra macchina possiamo prenderla. Ma do, quanti messaggi? Qua stiamo impazzendo, vorrei dire. Mi sa che siamo scesi di un piano di troppo. Perfetto. SCPD, apri! Barry, Qua? lo Cosa sappiamo che ci stanno. sei. Siamo qui per aiutarti! Non avete un cazzo di mandato! Basta stronzate, apri! Non Siamo so qui cosa come stanno facendo, colleghi. però fa Entrate! niente. È un Direi che patto, non mi così. intrometto. Anche se, scusate, Sono la c'è voce dello stronzo. un'icona come se fosse una missione Ah, quindi sarei secondaria. io il cattivo. Ehi! Torna indietro, ora! Ma scusa, Vai cos'è? primo e non sarà l'ultimo. Vattene! Ma fammi. Cos'è, non posso più passare adesso? Ma fammi capire, lì c'era un'icona per una missione secondaria. Perché non posso. Perché non posso interagire in nessun modo? Posso passare adesso? Grazie. Adesso l'icona per una missione secondaria non c'è più. Vabbè. Non so che fare. Posso parlarci? Oh, vedi? Che succede? Vivo al piano di sopra. E allora tornaci e non ficcare il naso negli affari degli altri. Mendez, aspetta! È il suo vicino! Posso fare qualcosa? Forse. Conosci Barry? Più o meno. Abbiamo parlato un paio di volte. È un amico del distretto. Si è licenziato da poco. Ha avuto un crollo dopo la morte del suo migliore amico. Temiamo che possa fare qualche stupidaggine. Rilassati, Petrova. Barry ha nervi d'acciaio. È solo un bastardo rancoroso. Mendes! Puoi parlargli quando si sarà calmato? Certo, perché no? Viviamo attaccati. Grazie. Solo sii paziente. I poliziotti caduti in disgrazia possono essere suscettibili. Vedrò che posso fare. Ok, quindi abbiamo attivato anche la missione secondaria. Però credo che si attivi quando abbiamo l'opportunità di incontrare Barry. Per adesso andiamo a incontrare Takemura. Takemura, che tra l'altro mi sono reso conto ora che ha il doppiatore, quello giapponese famosissimo, che fa la voce in italiano con però l'accento giapponese. Io lo amo quel doppiatore lì. Qual è il problema, bambina? Chi è? Parecchie settimane. Pensavo avessi lasciato la città. Ah, ok, quindi sono passate parecchie settimane.
Qualche problema, le solite cose. Scommetto che ti serve qualcosina, che ne dici? Vediamo. Fammi vedere cos'hai. Quanti soldi abbiamo? 2000. Comunque, abbastanza. Qua ci sono munizioni. E boh, prendiamone un po'. Ah beh, minchia, le prendo tutte. E poi prendo anche le munizioni per la pistola. Sì, dai. Poi ci dovrebbero essere qualche mod. Tra l'altro, Pax. Non sono sicuro, ma potrebbe essere una citazione a Red Rising. Perché anche il fatto che non è letale... Se conoscete Red Rising, saprete di cosa parlo. Se non lo conoscete, leggetelo. Allora, io direi di iniziare comprando appunto questo. Che rendere un'arma non letale potrebbe tornare utile. E già che ci siamo, prendiamo anche quest'altro. Oggi è un giorno triste per la storia della città. È morto il sindaco! Siamo stati informati della morte della sua famiglia. Il sindaco si è spento nel sonno. La causa esatta della morte è sconosciuta, ma i primi rapporti parlano di un'insufficienza coronarica. Il restante mandato del sindaco Ryan verrà coperto dal suo vice e stretto collaboratore, Weldon Holt. Holt ha anche annunciato la sua intenzione di candidarsi alle prossime elezioni. Mi puzza questo qui. Vabbè, l'ascensore è arrivato, muoviamoci. Direi che richiamiamo la nostra macchina e andiamo in macchina. Perché? Non mi fa chiamare la macchina, ma allora il messaggio che mi è arrivato prima che cazzo era? Boh, vabbè, dovremmo andare a piedi. Ah, vabbè, eccolo lì Tom Stinder. Fortunatamente non era lontano, proprio sotto casa. Eccolo lì, lo vedo già. Siediti. Mi siedo. Tra l'altro vedo che sta lagghicchiando, che palle. Aspetta. Quella volta in macchina non pensavo che ci avresti fatta. Effettivamente, perché mi hai aiutato? Mi servivi vivo, questo non è cambiato. Ah, ok. Riguarda il biochip? Per questo sono qui. Ho saputo che è danneggiato e irreparabile. Cercare di estrarlo sarebbe disastroso, fatale per te. Sembra che a Vic piaccia parlare. Poche avrebbero potuto salvarti, dovresti essergliene grato. Non capisco se questa qua è della nostra parte o no. Di preciso. Tanto per cominciare, devi dirmi dove trovare Evelyn Parker. Evelyn, cosa ha a che fare con te? Ha avuto una relazione con Yorinobu Arasaka. Lei sa come arrivare a lui. In che senso arrivare a lui? Avevo già pensato di fare due chiacchiere con lei. Ha promesso di liberarmi dal chip. Non ci contare. Se ne sarà già andata molto lontano. Ah, perfetto. Hai appena risposto alla tua domanda su dove sia Evelyn. Molto lontano. Perché credi che ti aiuterebbe a rimuovere il chip? Aiuta una corporazione? No, credo di no. Puoi dirmi di più? Per quanto profumo si metta un corporativo al mattino, a ora di pranzo puzzerà di imbrogli. L'unica cosa che riconosco a Evelyn è la determinazione. E anche io puzzo di imbrogli? No, tu stai cominciando a puzzare e basta. Mi dispiace non poterti aiutare. Non ho tempo da perdere, per cui... Aspetta. Ho bisogno di te. Yorinobu Arasaka deve rispondere del crimine di Paris. Ok, quindi lo sa. Cerchi giustizia. A Night City. Cerco vendetta. Molto più comune qui. Ho alleati pronti a distruggere Yorinobu. Mi servono soltanto delle prove. E credi che si fideranno delle parole di un mercenario? Al momento non ho di meglio. E poi non conosco nessuno qui. Sono un fuggitivo. Sono braccato. E quindi? Entriamo nel quartier generale della Arasaka e annunciamo a tutti che Yorinobu è l'assassino di Saburo? Organizzeremo un incontro con persone ragionevoli e un luogo neutrale. Useremo certe procedure per verificare la verità. Una macchina della verità? Non se ne parla. Allora,
un'altra opzione. Stai morendo. Non hai idea di come fare a salvarti. La colpa è di un chip, il Relic, una tecnologia della Arasaka, tecnologia nota soltanto a loro. Questa corporazione potrà salvarti oppure farti sparire facilmente. Si tratta solo di avere alle spalle le persone giuste. Giochi politici. Di che tipo di persone parliamo esattamente? Persone che hanno a cuore la Arasaka, gli preme. Persone interessate alla crescita stabile della corporazione. E perché dovrebbero salvarmi? Persone come Anders Hellman? Come conosci quel nome? Preparandomi per il colpo. Il Relic è un progetto di Hellman, una sua creazione. Non è così, è una pedina. Stavo pensando a qualcuno di più potente. Inoltre, Anders Hellman è fuggito dalla Arasaka e li ha traditi. Kochirakoso. Dunque, Anako-sama, vorrei iniziare chiedendole... Fottuta feccia della Arasaka ovunque. Ehi, stavo ascoltando! Ma taci, sei l'unico che vuole vedere questa merda su quella troia corporativa. Che cosa hai detto? Mi hai sentito? Lascia stare, Takemura. Ma perché devo sempre calmare tutti? Uno di voi ha un po' di buon senso. Sono praticamente la tristezza delle persone. L'ultima cosa che vogliamo è attirare l'attenzione. Mi dispiace, uno stupido riflesso. Grazie per l'offerta. Devo rifletterci su. Ti contatterò. Mi serve tempo. Tempo per organizzare. Potrai guadagnarci se mi aiuti. Beh, sicuramente tutto ci guadagnerai la vita, da quel che ho capito. E di non lasciare la città. Lasciarla? Perché dovrei? Mi serve aiuto. E qui posso trovare le persone giuste. Qualcun altro che non sia uno specialista Arasaka? Non c'è nessuno. Nessuna alternativa. In realtà abbiamo parlato di qualcuno. No, Evelyn Parker. Rintraccerò Evelyn. Se non ti ha potuto aiutare in passato, non potrà nemmeno adesso. Onore tra ladri. Mai sentito parlare? Sì, e l'ho trovato ironico, dato che i ladri non ne hanno. C'è solo il vero onore. Certo. Vado a dire a Yorinobu Arasaka. Quella Parker non ti aiuterà. Fossi in te, comincerei a cercare un piano B. Anders Hellman ha inventato il Relic. Se voglio rimuoverlo, è il mio uomo. E se questo significa sfidare di nuovo la Arasaka, così sia. Hellman ha abbandonato la compagnia. Ho passato molti giorni a cercarlo. È, come si dice, sparito dalla faccia della terra. Vedo che ti sei dato da fare ultimamente. Non resterò seduto a far niente mentre posso cercare informazioni e prepararmi al peggio. In pratica è il tuo lavoro. Non più ora. Perché stai cercando Hellman? È stato lui ad avvertire Saburo-sama dei piani di Yorinobu. Conosceva bene entrambi. Sarebbe un testimone importante. Se li appendi per le code, i corporati squittiscono. Per giorni ho raccolto informazioni. Portavano tutte nello stesso luogo, il club chiamato Afterlife. Oh, l'Afterlife. Sono stato liquidato dalla regina dei Fixer, Rogue. Ti ha preso per un corporativo? No, mi ha visto come l'assassino di Saburo-sama. Rogue è ben informata, sa buona parte di ciò che succede in città. Potresti chiederle di Hellman. Buona fortuna. Quella donna è esigente, cara e sgarbata. Ok, quindi sappiamo cosa fare. Non posso più restare qui. Senti, fa come vuoi. Cerca Parker, Hellman, chi ti pare. Io mi farò restituire qualche favore dagli amici.
quando i miei contatti nella Lasaka vorranno ascoltarti, ti chiamerò. A presto, allora. Se per miracolo dovessi trovare Hellman, ti prego di informarmi. Io e lui abbiamo degli affari in sospeso. Allora, no, che palle, cosa vuoi te? Sporcizia e ravioli riscaldati. Per certe cose Night City non cambia mai. L'Arasaka è sempre una macchina disfotica e il mondo è in rotta di collisione con il caos. Ma ehi, almeno Rogue è ancora viva. Lasciami stare, cazzo! Non serve che alzi la voce per parlare con me. Che cosa vuoi da me? Mi prendono tutti per pazzo, mi sa. Sei arrabbiato per l'altra notte. Hai cercato di uccidermi. Beh, ci ho riflettuto su e ho cambiato idea. Non voglio più ucciderti. Vaffanculo, psicopatico. Ehi, non è facile neppure per me. Tu ti sei svegliato in una discarica. Io nella tua testa, lottando con i tuoi pensieri e i tuoi ricordi. Credo che siamo pari. Ora ho guardato le cose da un altro punto di vista. Credo che potremmo aiutarci a vicenda. Potremmo iniziare con Rogue. Noi due ci conosciamo da secoli. Perché dovrei fidarmi di te? Spiegamelo di nuovo. Fidati, non fidarti. Non me ne frega un cazzo. È l'ultimo dei nostri problemi. Sei lo spirito del Natale passato, stronzo. Gli amici che avevi sono morti o così vecchi da non ricordare nulla. Johnny Silverhand è morto da leggenda, non si può dimenticare. Quindi conosci Rogue, e cosa dovrei dirle? Che ha un tumore parlante nel cervello che dice di essere il suo vecchio amico Johnny. Fidati, Rogue ha sentito cose ben più strane. Tanto tempo fa, quando non eri neanche un prurito nello scroto di tuo padre. Non devi convincermi, ho visto i tuoi ricordi. Che schifo. Rogue mi crederà, tu portaci solo all'Afterlife. Ma ha uno spuntone sul gomito o sbaglio? Non c'è nessun noi. È scomparso? O c'è ancora? È scomparso. Ah. Va bene ragazzi, allora direi che... come prima cosa cercheremo Evelyn Parker, perché sono dell'opinione che se vuole aiutarci non si farà cercare molto. Cioè nel senso, se vuole aiutarci si farà trovare. Se invece non vuole aiutarci non la troveremo e quindi a quel punto passeremo direttamente all'altro tizio, che non ricordo come si chiama. Ehi, guarda. Che cos'è sta cosa? Avevo visto un simbolo nella minimappa e volevo andarci. Guarda che roba. Lo vedi anche tu, vero? Ma che cazzo? Sono completamente pazzo. Sto avendo un momento mistico. Com'è che si chiama quella tipa, quella con i capelli? Misty? No, credo più di avere un neurone fuori posto da far controllare a Victor. Ah, magari chiedo entrambi. Cosa è successo a questa persona? Cosa stanno facendo? Va bene ragazzi, direi che abbiamo... aspettate, c'è qualcuno che parla qua, cos'è? Ah no, il telegiornale, ok, me ne frega. Direi che abbiamo finito di parlare con il signor doppiatore giapponese che fa la voce da giapponese anche in italiano. Non ricordo come si chiama il tizio, troppi nomi, non riesco a ricordarli tutti. E qua si è attivata una missione che mi chiede di chiamare Judy, opzionale, e di cercare Evelyn all'Alice's Bar. Direi che, seguendo l'idea che ho detto prima, faremo così. Però andremo avanti nel prossimo episodio, perché per questo è abbastanza. È mezz'ora che registro, sono tutti dialoghi che non posso editare e skippare nel video, quindi va bene. Ci vediamo nel prossimo episodio, andremo a cercare Evelyn Parker e vedremo se ha intenzione di aiutarci o no. Ci vediamo nel prossimo video. Bella!